Benvenuti. Siamo nei tempi. Direi che. Voilà. Benvenuti a tutti. Siamo in questa seconda giornata di Academy. Oggi parleremo del focus nel settore del food, un settore importante con dei numeri importanti che sono stati in questo periodo sicuramente spesso citati tra tutte le aziende perché appunto, come dire, tangibilità e anche visibilità dei problemi, delle chiusure. Oggi ne parleremo con dei grandi player, importanti player, che ringrazio ringraziare, ma mi supporterà in questo appuntamento, anche nell'apertura, un amico che inizio, come dire, già a invitare, che è Massimo Barbieri, che... Eccoci qui, così Massimo Barbieri. Buongiorno Massimo. Buongiorno Fabio, buongiorno. E quindi impareremo questo settore parlando, come dicevo, con tre importanti player, anche con tagli, dimensioni, offerte di settore completamente differenti, sempre nell'ambito del food. Quindi lo faremo con il dottor Dario Villa, Franchising Director di Burger King, e quindi parleremo, insomma, di un'evoluzione di un settore, un player mondiale, e come sta reagendo, quindi anche la sua proposta si è cambiata. Abbiamo visto anche nell'appuntamento scorso come il franchising, che è un fenomeno che continua a essere in controtendenza, è fatto poi da uomini, da professionalità e da strutture che hanno una velocità di reazione fortissima, cosa che spesso nelle singole aziende non si trova con questa frequenza. Poi parleremo con il dottor Antonio Viola, quindi il AD e CEO della società Mammina, un format nuovo, ma con le gambe forti, che è stato proprio strutturato anche dal nostro gruppo WM Capital e con un background anche del settore interessante, partito proprio da Francesi per poi diventare Francesco. E poi, ultimo ma non ultimo, il dottor Alessandro Lazzaroni, master della Domino, quindi AD, e anche qui, insomma, tocchiamo due aspetti interessanti, insomma, non solo quello di parlare di un format della pizza che è entrata in Italia, la patria della pizza, un gruppo internazionale con un grosso DNA di delivery che appunto ci spiegherà come questo, no, si esprime e come si sta esprimendo nella reazione di questo periodo. Massimo, allora, cosa vogliamo dire? Vogliamo, intanto io ho una serie di numeri che non vorrei snocciolare per disturbare, come dire, la nostra platea, però certo, quando eravamo a gennaio, io alla ricerca della FIPE, della Federazione dei Pubblici Esercizi, e parlava del 2019, loro hanno fatto un'inchiesta molto interessante, e questi dati erano incredibili, no? Cioè, quindi una salita incredibile, ve ne do due, ma insomma, in Italia su 336.000 imprese, quindi con un taglio tanto interessante, un terzo di queste gestite dalle donne, e nel terzo trimestre 2019 avevamo un incremento con l'anno prima del 2,1, quindi parliamo di, insomma, un incremento molto importante, perché queste cifre sono un pezzo di PIL, no? Direi diversi miliardi. Quindi un consumo elevato, un'uscita, insomma, importante, no, del settore del food. Tant'è che anche nel nostro ambito, e tu lo sei da tanti anni, vorrei ricordare, prima di lasciarti la parola, Massimo, che noi collaboriamo, abbiamo lavorato dai tempi, insomma, sei passato da come dire, essere uno dei massimi esponenti anche di gruppi importanti. Lo so che tu non lo fai il nome, ma lo faccio io, così da giornalista posto, come dire, con McDonald's, quindi
abbiamo fatto anche, abbiamo lavorato tantissimo insieme e ancora oggi collaboriamo. Oggi sei un libero professionista e quindi sul fronte dell'internazionalizzazione delle imprese, del food, e quindi su questo, insomma. Distillare in pochi minuti un paio di messaggi importanti perché anticipo subito la risposta a quest'ultima tua domanda. Senza Italia. E per arrivare a questa conclusione, anche se in pochi minuti, vorrei citare alcune ricerche che ho fatto in questi giorni, perché ho cercato di preparare, di fare i compitini per questo pezzo di minuti in cui saremo insieme. Intanto ti faccio i complimenti perché mi sono divertito con i numeri, ho studiato un po' come te, e devo dire che sei riuscito a mettere al tavolo un panel interessantissimo, perché non porto via loro il piacere di dare i numeri sull'Italia, ma a livello mondiale, i due brand internazionali che hai qua mettono insieme circa 35.000 punti vendita. E le dimensioni della catena sono uno dei parametri che io suggerisco di guardare per vedere se è una catena di franchising di successo oppure no. Dico subito però anche che Mammina del dottor Viola è una case story che è partita ovviamente con numeri più piccoli, però impostata con managerialità, con metodo. E quindi la battuta che io faccio quando ci sono dei franchisor piccolini è che magari Mammina per adesso è piccolina, mi pare di ricordare che abbia 5 punti vendita, ma la battuta che faccio è anche un augurio al dottor Viola, che oggi Mammina ha lo stesso numero di negozi che aveva Domino's quando ne aveva 5 e lo stesso numero di negozi di Burger King quando ne aveva 5, quindi anche i grandi sono stati piccolini. Allora, che osservazioni vorrei fare con voi mettendo insieme un po' di dati? Innanzitutto, che come hai detto tu, Fabio, è vero che il 2019 si era chiuso bene, arrivavamo da una serie di anni positivi per la ristorazione e per il franchising. Questi sono i due argomenti che vorrei fondere insieme. E i trend erano consolidati, erano solidi, erano ben avviati. Quello della ristorazione l'hai già ricordato. Il franchising è un settore che, mamma mia, se l'economia del paese Italia fosse cresciuta nell'ultimo decennio come è cresciuto il franchising, saremmo tutti molto più ricchi. Tra l'altro, l'ultimo decennio, numeri alla mano, è stato il peggiore del dopoguerra, cioè nell'ultimo decennio il paese Italia è cresciuto ancora meno che nel decennio precedente, quando c'è stata la famosa crisi finanziaria, no, di Lehman Brothers. Quindi, pur in un decennio di quasi stallo, l'economia del franchising è cresciuta bene. Dentro l'economia del franchising, che cosa è cresciuto bene? In particolar modo la ristorazione. Quindi, siccome il tema di oggi è la ristorazione e il franchising, io cito, primo pezzo del mio passaggio, un proverbio americano che dice: "The trend is your friend." Stava a me, Fabio. Il fatto che adesso ci sia questo blocco dovuto al coronavirus, a mio personale avviso, non significa che i trend di lungo periodo verranno smarriti. A mio personale avviso, ma lo dicono anche delle ricerche su cui mi sono documentato per questi minuti, il trend di lungo periodo dovrebbe proseguire. C'erano studi che dicevano che si arriverà ad un giro d'affari per la ristorazione in Italia, TradeLab è la fonte, di 110 miliardi a fronte degli 86 dell'anno scorso. E dentro questi 110 miliardi, si diceva, il peso della ristorazione organizzata passerà dal 6 al 15%. A mio avviso ci si potrebbe arrivare. Mi faccio mia la frase di Bill Gates che dice: "Noi siamo abituati a sovrastimare il peso della tecnologia per il prossimo anno e a sottostimarlo per i prossimi 5 anni." Questo per dire che probabilmente i trend di lungo termine rimarranno. E qui il secondo passaggio del mio breve intervento. Io sono un gregario che tira la volata a chi mi segue. Tu hai scelto delle case history, una più bella dell'altra, perché
a mio avviso dimostrano i trend di lungo periodo. A mio avviso continuerà a crescere anche in Italia il franchising, cosiddetto multi-brand, multi-store. Si andrà sempre di più verso un modello di franchising che normalmente performa meglio dell'economia del paese, questo lo vorrei sottolineare. Un franchising dei franchise, dei multi unit e multi brand franchisee, il fatto stesso che anche in Europa sia stata portata questa convention che ha luogo annualmente negli Stati Uniti. Nella evoluzione del commercio in generale e della ristorazione, che è un pezzo della ricerca, c'è proprio la crescita del franchising, perché il franchising porta mediamente un approccio più strutturato, più organizzato, un'incredibile attenzione alla formazione e generalmente, e ho finito, il franchising funziona meglio dell'economia, funziona meglio quando l'economia cresce, probabilmente resisterà molto meglio il franchising in questi anni di crisi e i numeri delle aziende che adesso a cui cedo la parola lo dimostrano perché hanno dei numeri straordinari. Io come gregario, per stare nei tempi, mi limiterei a questo. Non è solo il parere di Massimo Barbieri, ma ci sono delle ricerche molto autorevoli che dicono che il franchising continuerà a crescere nei prossimi anni. Grazie Massimo, questo sicuramente, come dire, rafforza la linea che abbiamo sempre creduto, su quale abbiamo sempre creduto, insomma, cioè quella della grande professionalità e di una grande professionalità che c'è dietro al franchising di successo, fenomeno che spesso viene ancora trattato, insomma, con leggerezza, invece è un fenomeno economico molto forte che è dietro anche a molte aziende che non dichiarano di fare franchising, grandi processi di ingegnerizzazione e di ottimizzazione che hanno dimostrato, e potrei dire non solo in questo periodo, vedremo, come dire, gli esiti a lunga visione, come tu giustamente consigliavi, ma anche nei famosi 10 anni che abbiamo passato, 2007-2017, dove comunque continuata la crisi, il franchising è continuato a essere appunto un fenomeno di controtendenza. Quindi questo, diciamo, dalle tue citazioni, e mi piace insomma citare anche persona che ho avuto la fortuna di conoscere, incontrare, mi ha dato una grande lampadina a un certo punto della mia vita. Come tutti gli altri, e dottor Villa, così direi che siamo. Buongiorno a tutti, eccoci qui, vediamo se riusciamo a vedere, così. Buongiorno a tutti. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie a Pasquali dell'invito, grazie di questa occasione. Grazie a Massimo Barbieri per questa bella introduzione del mondo franchising.
e abbiamo toccato dei temi straordinari. L'ultimo che lei ha toccato, quello della condivisione, che è esattamente uno dei pilastri del franchising, ma magari ne parliamo dopo. Intanto le lascio la parola, così lascio a lei di spiegarci perché Burger King, perché aprire un Burger King, e a maggior ragione perché aprirlo oggi, e poi naturalmente sicuramente avremo, già vedo che stanno arrivando una serie di domande, ma lascio a lei la parola. Dottor Dario Villa, solo per Burger King ci spiegherà meglio i numeri, e oggi è il Franchising Director, e prima di questa esperienza all'interno si è occupato di sviluppo, quindi è proprio la persona che aveva quotidianamente, come dire, rapporto con i territori, giusto? Assolutamente sì, grazie molte, grazie dottore. Io ripartirei da quanto detto da Massimo Barbieri. Siamo nella tempesta, in questo momento un momento di grandissima incertezza, i comportamenti si stanno cambiando, le richieste sono differenti, alcuni comportamenti saranno probabilmente transitori, ma altri rimarranno. Ecco che non essere soli nella tempesta, ma essere evidentemente affiancati da un franchisor o da un master, sicuramente può aiutare l'imprenditore. Perché pensiamo in questo momento a come rispondere. È una sfida complessa, è una sfida molto complessa. Ecco, avere un franchisor, un master francesino, vuol dire evidentemente avere know-how, avere un supporto, avere economie di scala anche, evidentemente, pensiamo anche banalmente a reperire tutti i dispositivi nuovi per affrontare queste sfide. In questa nuova epoca, questo new normal o questo low touch reality, come qualcuno l'ha definito. E quindi io parto da qui e le dico sì, io credo che il franchising possa assolutamente essere la risposta. Ovviamente il franchise o il master franchisee deve evidentemente ascoltare molto bene il cliente e fare sinergia di quelle che sono le esperienze. Nel nostro caso, essendo una multinazionale, abbiamo la fortuna di avere esperienze che arrivano da tutti da tantissimi paesi, non ultimo evidentemente quello della Cina, che ha già vissuto questa anticipatamente questo periodo e questa tempesta. Mi lasci però raccontare qualche cosa su Burger King. Burger King nasce nel 1954 a Miami, quindi siamo in Florida. In questo momento è il secondo player al mondo, nel mondo dei burgers, quindi dell'hamburgeria, dei sandwiches, e è presente con 18.000 ristoranti al mondo in più di 100 paesi. In Italia siamo arrivati nel 1999, quindi sono più di 20 anni. In questo momento abbiamo 220 ristoranti, di cui 154 sono in franchising, quindi siamo un'azienda assolutamente in franchising. Il 70% delle nostre sales e ristoranti vengono proprio da tutti i nostri imprenditori. Mi scusi se faccio un gamba tesa, c'è un problema un po' tecnico di voce, forse di sua connessione, quindi salta la voce. Ok, magari provo. Anche le fibre migliori non sempre funzionano. Mi sente meglio, dottore? Sì, ok, grazie. E grazie a lei. Lo scorso anno abbiamo realizzato 260 milioni di giro d'affari, quindi comunque un giro d'affari importante con una crescita, ma questo fa parte degli anni precedenti, del 2019, in cui abbiamo anche aperto tanti ristoranti, 30 per l'esattezza. E chi siamo? Siamo quelli degli hamburger alla griglia, ecco, questo è un punto d'orgoglio. Rispetto ad altri player che hanno i panini alla piastra, noi siamo quelli alla griglia. Siamo quelli dei panini con tanta verdura fresca, tante ricette nostre hanno la verdura fresca che viene tagliata tutti i giorni, e siamo riconosciuti anche perché i nostri panini di solito sono considerati ricchi. Basti pensare al nostro panino iconico, al nostro Whopper, che pesa 270 grammi. E sin dal 1954 facciamo del your way, quindi della personalizzazione, una delle nostre caratteristiche che piace tanto ai giovani. Che cosa offriamo? Ovviamente, come tutti i master, offriamo tanto know-how, tanto supporto operativo. Nella ristorazione è fondamentale, sappiamo quanto
sia importante la formazione per riuscire ad arrivare a essere davvero quick, visto che siamo nel QSR, nel Quick Service Restaurant, e pensiamo evidentemente a tutta la comunicazione e il supporto operativo che riusciamo a dare. L'innovazione rimane anche un nostro cavallo di battaglia. Che cosa invece cerchiamo? Sicuramente cerchiamo imprenditori che abbiano tanta energia, tanta positività e tanto entusiasmo. Non è necessaria l'esperienza nella ristorazione, ma la voglia di vincere e di giocare in squadra invece assolutamente sì, è una condizione per noi fondamentale. Mi lasci magari raccontare meglio il supporto alla formazione, ma intanto sulla formazione le dico, noi abbiamo un percorso di formazione che va da 6 a 9 mesi e per arrivare a un'apertura ai primi contatti c'è un percorso lungo, proprio perché questa parte della formazione per noi è essenziale, fondamentale per riuscire a operare bene, che arriva addirittura da una forchetta da 9 a 12 mesi. Questo per dare però il peso e l'importanza di quanto per noi le procedure operative siano determinanti. In questa tempesta come abbiamo cercato di supportare i nostri imprenditori? Mi lasci dire, abbiamo cercato di non lasciarlo solo, abbiamo cercato di essere il loro punto di riferimento. Nel concreto cosa abbiamo fatto? In primis abbiamo analizzato tutti i decreti nazionali, regionali, le disposizioni, le regolamentazioni locali, abbiamo esaminato tutti i protocolli di sicurezza che arrivavano dalle varie regioni ed è stato effettivamente un lavoro complesso che abbiamo fatto insieme a tutti i ragazzi della squadra francese, che non smetterò mai di ringraziare, Pierpaolo, Rosario, Floriano e Matteo, che con me hanno supportato tutti i nostri imprenditori che sono con noi anche da tanti anni. Pensi che abbiamo degli imprenditori che sono da 20 anni, dal 99, dall'inizio dell'avventura, sono ancora con noi, hanno allargato il loro network, il loro numero di store. Abbiamo mantenuto aperto il canale della comunicazione perché era fondamentale esserci, non dare solo know-how, ma esserci, essere presente, essere di fianco a loro e con evidentemente la possibilità di chiamare l'unità di crisi tutto il giorno 24/7 come dicono gli americani e un sito web con tutte le procedure operative. Ricordiamoci quanto sono cambiate le procedure operative in questo periodo, tutti i DPI, pensiamo a guanti, mascherine, sanificanti, distanziamento sociale, organizzare il ristorante che vedeva l'home delivery continuare a crescere, o piuttosto come quando riaprire, come riaprire, home delivery, drive, takeaway, e quindi una necessità di accompagnarli giorno per giorno. In questo non abbiamo però dimenticato il morale dei nostri ragazzi, no? Abitualmente noi facciamo tante gare per fare divertire i ragazzi che stanno al ristorante nel canale franchise. Facciamo dei Grand Prix, li chiamiamo così. Non era il momento dei Grand Prix, ma abbiamo pensato a realtà a fare delle targhe, dei riconoscimenti piccoli per quei ragazzi che hanno continuato ad operare, quegli store che hanno continuato a operare. Mi lasci chiudere questa prima carrellata e panoramica dicendole anche che mi piace ricollegarmi a una telefonata che ho ricevuto pochi giorni fa da uno dei nostri francesi, che mi ha proprio detto che, avendo visto evidentemente un grande ombrello, un grande brand come il nostro, che l'ha supportato giorno per giorno in questo momento di crisi, che è il momento in cui, mi lasci dire, le relazioni vengono tutte
ripesate, perché possono eventualmente evolvere verso la fidelizzazione e la soddisfazione, o possono andare verso l'allontanamento e la tensione. Quindi, avendo visto questo supporto, sapendo che noi abbiamo il drive-through è la possibilità di fare takeaway con distanziamento sociale. È evidente che in questo momento è estremamente richiesto, perché è una vendita in totale sicurezza, uno è in auto, non scende, e anche le procedure di pagamento sono contactless, tutti i pacchetti sono sigillati con dei safety sticker, e quindi è una vendita in questo momento che è estremamente tranquillizzante. E quindi il drive-thru, l'home delivery, che evidentemente è stata estremamente richiesta in questo periodo, era anche per un periodo del lockdown anche l'unica possibilità di vendita, il takeaway e delle soluzioni tecnologiche. Avrete probabilmente letto sui giornali il nostro amministratore delegato Andrea Valotta annunciare evidentemente lo sviluppo di un'app tecnologica che consentirà sia l'ordine da remoto e quindi il click and collect, ma anche la prenotazione dei tavoli. Hanno dato talmente confidenza ad alcuni dei nostri imprenditori, in questo caso questo singolo, mi ha proprio detto che sta cercando 2 o 3 location per aumentare la rete. Quindi, tornando all'inizio, le dico che credo che sì, il franchising possa essere una splendida risposta in questo momento di crisi, è un momento di tempesta, ma non si è soli, c'è un grande ombrello e ci sono evidentemente, c'è innovazione, c'è dinamismo, e c'è questa grande cultura della condivisione che è tipico dei mondi franchising e delle reti come la nostra. Siamo un sistema, la forza è evidentemente nel gruppo e nella squadra. Ma, intanto, grazie dottor Villa, grazie, mi ha quindi rubato la domanda che le stavo facendo a proposito del drive. Adesso si parla anche, no, dell'evoluzione dei drive-in, quindi del cinema, no, già in Corea, ma anche in altri paesi. È interessante anche questi fenomeni che, insomma, hanno fatto un'era, no? Ci sono film e film, non solo, insomma, abbiamo visto per chi la mia età, insomma, che ha partecipato a qualche drive-in, quindi famosa auto per vedere i film. E quindi con prima, no, l'acquisto dei prodotti da mangiare in macchina. Volevo farle una domanda. Per me, insomma, che come lei, insomma, viviamo questo fenomeno, come Massimo e come i relatori che seguiranno, il fenomeno all'interno del settore franchising da tanti anni. E chi ci ascolta potrebbe dire, beh, ognuno la racconta, va tutto bene, no? E un po' si dice, legalmente viene chiamato il dolo buono, no? Cioè il dolo dice, no, ma va tutto bene, comprate, affiliatevi, no? Perché che va. Poi i numeri, come si diceva prima anche con Massimo, insomma, segnano e hanno segnato e continuano a segnare questa crescita. Quindi grande necessità di supporto che va sia dai player, ma va anche, insomma, a noi che siamo poi protagonisti, insomma, accanto a voi. La domanda che le pongo: fare un investimento Burger King non è così basso. Oggi, mi corregga se sbaglio, in questi ultimi anni è nata un'altra figura di potenziale affiliato, che spesso sono professionisti di altro settore, quindi sono magari il dentista, l'avvocato, il commercialista, professionisti che decidono di diversificare, continueranno a fare il loro lavoro e quindi iniziano spesso utilizzando soldi a leva, cioè vanno in banca, la banca li dà perché in quel caso ha la disponibilità, poi vede se questi numeri sono veri, il ritorno promesso è vero e ne aprono degli altri. È così, mi conferma anche lei, cioè qual è il fenomeno, il taglio oggi dell'affiliato? Perché poi la mia domanda va a parare sul fronte delle banche, perché insomma vanno anche viste, insomma, aprire poi un'attività significa investire sull'attività, il working capital e tutto il resto. Ma glielo confermo, senz'altro. Allora, il nostro panorama di franchisee e di potenziali franchisee è sicuramente vario. Ci sono tanti professionisti, spesso ci sono magari c'è l'unione di un professionista con magari una persona invece
che abbia più tempo e sia dedicato alla parte operativa, molto interessante. Devo dire che per il nostro tipo di franchising è anche la figura dei manager che hanno avuto quindi una carriera manageriale e che vogliono iniziare a fare impresa. Questa è una figura molto interessante perché di solito ha risultati eccellenti e che sta aumentando molto negli ultimi anni. Devo dire che abbiamo tanti contatti di dirigenti che vogliono iniziare un percorso imprenditoriale e vedono in una formula strutturata con un brand multinazionale come il nostro una buona risposta. Ovviamente è molto importante come si opera, quindi non basta avere le competenze gestionali, poi bisognerà ascoltare il cliente e far sì che il cliente sia davvero soddisfatto. Questo è alla base e rimane anche nel nostro mercato. Ma sicuramente il panorama è vasto, ma ci sono sì, perché il nostro investimento è un investimento non banale, anche se ovviamente tutti si avvalgono almeno al 60% del supporto evidentemente dei finanziamenti delle banche. Quindi questo comunque siete vicini, anche lì siete strutturati, quindi date supporto. Quindi su questo... Cerchiamo di dare supporto, è ovviamente un tema questo, è complicato e complesso, le devo dire che di solito non è il nostro scoglio, bensì è analizzare le candidature guardando, come dicevo prima, non necessariamente l'esperienza specifica nella ristorazione, ma che ci sia evidentemente una determinazione e una volontà di stare vicino al business, che è una delle chiavi fondamentali di successo, perché per riuscire a esprimere il meglio verso i nostri consumatori evidentemente ci vuole anche tanta vicinanza al business. Era proprio questo quello che volevo sentire, perché spesso appunto non si capisce perché il franchising è un fenomeno anticiclico, la verità è che è fatto da privati, cioè fatto da persone, da uomini che mettono anche le proprie disponibilità, anche economiche, oltre che di proprio tempo, e quindi è una pianta che continua a crescere perché è frutto non solo di fattori, chiaramente qualcosa dovremmo dire per questo uso dei tavoli, ma ne parleremo dopo. Grazie dottore per ora. Allora io direi di passare invece con l'altro intervento, chiedo anche a Chiara di dare il supporto, grazie. Io quindi invito con molto piacere dottor Viola. Ok, dottor Viola, non la vediamo, eccoci qui, buongiorno. Allora, direi, eccoci qui, vediamo, è rimasta forse, scusate, oggi abbiamo, chiedo Chiara di... Dottor Viola, eccoci. È rimasto il dottor Villa. Chiara? Sì, dottore, tutto a posto. Abbiamo qualche problema con il video. Ci sì. Stanno segnalando che qualcuno non vede bene il video. Ok. Allora, io direi di... Se è d'accordo, intanto presento... Buongiorno, diamo la voce... Buongiorno a tutti, mi sentite? Buongiorno, sì, buongiorno dottor Viola. Buongiorno a lei. Allora, grazie, intanto sicuramente grazie di aver partecipato, vorrei presentarla, insomma dottor Viola, ci siamo conosciuti qualche mese fa, direi circa un anno fa. È un imprenditore brillante con una storia insomma nel settore della tecnologia che a un certo punto ha venduto come bellissime storie italiane, insomma, quindi storie di successo, perché poi quando uno vende nell'apice insomma è un segno di grande successo. È entrato nel settore del food come affiliato di una catena
e lì ha iniziato a investire anche con aperture importanti, che ora ci racconterà, aprendo delle aperture dirette con una grande visione, no, dello sviluppo. Questo ci ha fatto, insomma, devo dire, con piacere incontrare e strutturare proprio questo franchising che non racconta solo l'italianità, ma racconta qualcosa di più, cioè racconta, non, anche nel nome Mammina, uno stato di, come dire, un benefit intangibile molto importante che viene dato al proprio cliente, quindi una grande attenzione. Questa attenzione in tutti i suoi locali si ritrova, ed è una cosa frutto di grande formazione e ingegnerizzazione di percorsi, non solo dettata dalla buona volontà delle persone che ci lavorano. Io su questo direi lascio a lei direttamente, poi se riusciamo metteremo il video, però direi di non togliere altro tempo alla sua presentazione. Bene, bene. Buongiorno a tutti, ringrazio tutto Pasquali per l'occasione che mi ha dato, essere qui presente con due big player come Burger King e Domino's Pizza, insomma, è tanta roba per me, e quindi nulla, insomma, noi, allora io chiaramente sono il founder di Mammina Pizzeria e Cucina Genuina, che è un'azienda attiva nel settore della ristorazione sia servita che da asporto. Io ho preparato, insomma, alcune slide molto sintetiche, come il dottor Pasquali ben sa, mi piace essere più in back office che davanti a una camera, però insomma, potrei condividere con voi queste slide. Quindi procedo. Ecco, ci siamo? Le vedete? Sì, dottor Viola, si vedono bene le slide. Perfetto. Quindi, allora, andiamo, insomma, per punti. Quindi, dicevo, Mammina, diciamo, è una, diciamo, un posto, diciamo, dove ritrovare i sapori di un tempo, no? I sapori della casa. Quindi il nome nasce, appunto, dalla mamma, che per tutti quanti noi, insomma, è la migliore chef al mondo. E qui a Napoli in tanti chiamiamo la propria mamma Mammina. Quindi l'azienda, diciamo, ha strutturato nel corso del tempo un menù a sezioni, che è appunto diviso, diciamo, in quattro aree maggiori, che sono appunto la pizza. Noi siamo certificati con l'associazione Vera Pizza Napoletana. Poi la cucina, quella tradizionale, diciamo, napoletana, campana e non sola. Noi siamo, insomma, affiliati con l'alleanza dei cuochi del Slow Food, e facciamo i piatti tipici campani, e come dicevo anche di piatti delle regioni che ci ospitano. Per esempio a Milano, che abbiamo aperto circa 2 anni fa, abbiamo fatto un piatto, un risotto allo zafferano con oro alimentare, per appunto ringraziare lo chef Gualtiero Marchesi. Poi abbiamo invece una sezione dedicata al senza glutine e senza lattosio. Siamo certificati AIC, Associazione Italiana Celiachia, e l'Associazione Italiana Latto Intollerante. Ultimo, ma non ultimo, invece abbiamo una sezione del menù che invece è il Natural Diet, che abbiamo fatto con l'Università di Napoli di Agraria, che è un menù a zero sale, zero zuccheri e zero grassi. Io chiederei a questo punto alla regia se fosse possibile di mandare in onda il video. Ma purtroppo stiamo avendo problemi con lo schermo, quindi eviterei di fare vedere il video. Magari poi forniamo un link al video ai nostri ascoltatori. Allora procedo. Lo do giusto così qualche numero. Insomma, io provengo, come diceva il dottor Pasquale, da un altro settore, insomma, che era l'information technology. Da lì poi ho iniziato una diversificazione con una nota catena circa 11 anni fa. E poi da lì è nato, insomma, il brand Mammina, nasce nel 2014. Abbiamo un turnover di fatturato di circa 5 milioni di euro, 4 ristoranti, 2000 metri quadrati totale, circa 100 dipendenti, 600.000 pizze sfornate all'anno, 227.000 coperti nel 2019. La data di start del franchising è settembre 2020. Nel prossimo biennio ci aspettiamo di effettuare 7 nuove aperture.
Bene, il franchising si divide in due tipologie. Un primo che è il Mammina Express, che insomma, è un format più compatto, dove facciamo ovviamente l'immancabile pizza, qui facciamo la pizza pala tipica della, diciamo, della costiera amalfitana, pizza tipica sorrentina, e tutto quello che è praticamente la rosticceria. Anche qui abbiamo tavoli e sedute, ma tipicamente un format takeaway o appunto delivery. Mentre il format più grande è quello, insomma, del Mammina, pizzeria e cucina genuina, che è, diciamo, un locale di dimensioni importanti. La novità invece, stiamo valutando la progettazione e realizzazione di una ghost kitchen, quindi un Mammina diciamo a tutti gli effetti, con cucina professionale, con un forno, con chef e brigata, però per la preparazione esclusiva per il delivery. Poi c'è invece un'altra sciocchezza, insomma, un mio ovezzo, insomma, vorremmo realizzare un Mammina Truck, un pulmino vintage, che, insomma, brand Mammina, che annuncerà, insomma, le future aperture. Poi, delivery, noi operiamo con le maggiori piattaforme come Glovo e Uber Eats e stiamo costruendo un team di rider diretti Mammina. Questo per dare la stessa experience, quindi le consegne verranno effettuate come, insomma, così come accogliamo i nostri clienti. Poi, vabbè, intanto ho saltato un punto, noi siamo presenti in quattro location, siamo a Napoli, torno indietro, siamo a Napoli, sul lungomare di via Partenope, perché è un, diciamo, posto spettacolare, in molti lo definiscono il lungomare più bello del mondo, io sarò di parte. Dopodiché siamo presenti in via Santa Brigida, sempre a Napoli, nei locali che un tempo ospitavano il Salone Margherita. Poi siamo a Catania e siamo a Milano, nei pressi dell'Arco della Pace. Torniamo appunto alle leve della competitività di Mammina. Beh, certamente partiamo dal brand. Per noi il brand, diciamo, è il fondamento, insomma, della nostra azienda, insomma, a cui teniamo tanto e, insomma, e cerchiamo di mantenere alta la nostra reputazione. Poi c'è la leva invece dell'ingegnerizzazione dei processi. E, come dicevo, provenendo da un settore che è quello della tecnologia, abbiamo spinto molto praticamente nel realizzare un controllo di gestione efficace e semplificato. Questo con l'obiettivo di ridurre chiaramente gli sprechi e aumentare i margini. Diciamo che è un sistema unico nel suo genere perché oltre a fare il controllo di gestione classico come fanno anche i big player, in effetti si collega anche all'IRP, quindi anche la parte fiscale viene gestita e integrata con un unico sistema. E proprio per questa ragione, per dare, insomma, questa, diciamo, efficienza all'azienda e questa innovazione, ci stiamo trasformando in PMI innovativi. Bene, la formazione. Anche per noi la formazione è un, diciamo, fattore centrale. Insomma, abbiamo una unità che si chiama Mammina Academy, nella quale unità formiamo tutte le figure professionali con le quali spesso condividiamo, no, dal menù a, diciamo, delle scelte particolari, generando quella modalità che io chiamo intelligenza collettiva. Cioè insieme facciamo appunto dei brainstorming, quindi poi definiamo, insomma, le attività da attuare. Chiaramente cerchiamo di far stare il personale con diciamo con un buon comfort di lavoro, perché credo che il comfort di lavoro poi rappresenti, insomma, no, un'unione, no, un attaccamento alla maglia importante. Poi c'è invece il Mammina Lab, nel quale appunto effettuiamo la ricerca. Questa ricerca è data da tutti gli abbinamenti delle materie prime che noi utilizziamo, che sono materie prime, lo dico, insomma, con orgoglio, esclusivamente fresche, quindi questo tipo di abbinamenti li proviamo e riproviamo per dare poi la, diciamo, la migliore food experience al cliente finale. Poi c'è l'ultima leva, che è la valutazione della redditività. È evidente che qualsiasi tipo di investitore va a verificare quelli che sono, insomma, no, diciamo, i rischi e il rendimento dei capitali investiti. Ecco, noi cerchiamo di generare, come abbiamo fatto nei nostri locali che sono esclusivamente diretti, di dare una, diciamo, struttura finanziaria solida e reddituralmente solida, diciamo, e sostenibile nel tempo, quindi per dare la massima diciamo, efficienza economica al nostro potenziale affiliato.
Poi guardiamo un po' di numeri. Allora, nulla, abbiamo diviso in due colonne molto semplici parametri fondamentali. Un Mammina Express parte da 70 metri quadrati, un Mammina Pizzeria e Cucina Genuina da 200 ai 300 metri quadrati. Non tutti sono così, perché immaginate che noi abbiamo un locale con in via Santa Brigida che è circa 500 metri quadrati. Le location tipiche sono i centri commerciali, le principali vie commerciali, centri città in generale, località turistiche. L'investimento più o meno parte da 100.000 euro in su, quindi un investimento tutto sommato modesto, chiaramente per il format express. Abbiamo gli investimenti a metro quadrato che incidono insomma tra gli 800 e i 1200 metri quadrati, euro per metro quadrato. Le fee d'ingresso sono 25.000 euro per l'express, 40.000 per pizzeria e cucina genuina. I fatturati medi sono dai 500.000, beh, qui c'è un errore, noi siamo oltre 1 milione, abbiamo anche macchine che insomma hanno un fatturato di oltre 2 milioni di euro. Poi invece tutti quelli che sono i costi variabili, abbiamo un'incidenza della materia prima al 25%, il personale incide tra il 20 e il 24%, investiamo in marketing il 2%, le royalty ammontano al 5%, l'incidenza delle locazioni sono tra il 10 e il 12%, poco più del 3% per le utenze, 4% per i costi amministrativi. Quindi voto per pieno, insomma, sono aziende nostre che performano e vanno insomma tra il 20 e il 27% di redditività. Con questo ho concluso, io ringrazio tutti per l'attenzione e ringrazio ancora il dottor Pasquali per questa magnifica occasione. Allora, se togliamo, forse Chiara così ci aiuti e così posso fare un paio di domande. Eccoci qui. Intanto devo fare una domanda, no? Noi abbiamo lavorato anche tanto insieme e quindi lavoriamo insieme. Le faccio una domanda che si fa di solito ai musicisti, è una domanda che non piace ai musicisti perché gliela fanno spesso, e la domanda è: ai musicisti gli dicono qual è la canzone che lei preferisce. Nel suo caso, dei due format, quale preferisce? Bella domanda. In effetti sono entrambi i miei figli, quindi insomma, non, diciamo, piacciono entrambi. Sono due concetti completamente diversi. Quindi, diciamo, nell'imminente, visto diciamo, il trauma, no, che tutta l'economia ha subito con il lockdown, certamente insomma il format express è molto più leggero in termini di investimenti, e il grosso del fatturato è generato comunque dal takeaway, quindi dall'asporto e dal delivery. Quindi certamente oggi è un'arma vincente. Poi, come dicevo, gli investimenti sono abbastanza limitati. Quindi, se dovessi dare una risposta nel breve, certamente il Mammina Express. Nel medio-lungo termine, credo che le potenzialità che riesce ad esprimere un format completo come il Mammina Pizzeria e Cucina Genuina, insomma, sia veramente importante. Bene. Parleremo anche dopo, naturalmente, anche con lei, come vi state attrezzando, perché non solo in quel lungomare bellissimo napoletano, ma insomma, visto che in questo momento sto parlando da Milano, anche i locali che avete all'Arco della Pace sono bellissimi, e quindi questo spazio aperto speriamo che con il sole ci regali non solo un po' di gioia a tutti, ma anche un po' di sano business e di lavoro per tutti. Quindi ne parleremo dopo, e parleremo anche di un tema che ci è molto caro, che è il tema del Made in Italy, che è un brand sul quale dovremmo tenere insomma molto 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 stretto e tutelarlo ancora di più, insomma, ma ne parleremo tra pochissimo. Grazie dottor Viola. Io direi allora di dare la parola a questo punto, e anche qui ringrazio tantissimo il dottor Lazzaroni, che apriamo il collegamento. Voilà. Dottor Lazzaroni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Grazie anche a lei di aver accolto il nostro invito. Come diceva Massimo Barbieri,
abbiamo degli esempi eccellenti. E ultimo, ma non ultimo, Domino, lei tra l'altro esperienza molto interessante che passa sia dal mondo, mi sembra, no? dall'università, dai tempi dell'università, dell'attenzione del franchising, a un percorso di grande successo, quindi fino ad arrivare oggi a essere master, quindi una persona che ha investito portando in Italia Domino's Pizza, un nome come dire, assolutamente internazionale. Bella sfida di entrare appunto in Italia con la pizza e quindi con tanti nomi, di non solo nomi direi, ma più che brand, insomma, per il valore della pizza in Italia. Lascio a lei la parola, so che anche lei quindi non ha voluto presentare nulla, però le chiedo di spiegare anche il forum, perché poi il nostro pubblico, che intanto ringrazio, ci sono una serie di domande, lo dico nella chat, ci sono moltissime domande, ma che poi vi darò a tutti dopo. Tra l'altro Massimo, ma questo lo diremo, anzi te lo chiedo subito, così rubo solo un secondo. Poi ci hanno chiesto maggiori dettagli sulla ricerca Bain, dove si può trovare, ma poi la comunicheremo. Certamente. Sì, sì. Allora, nulla, direi, non tolgo altro tempo, dottor Lazzaroni, lascio a lei la parola per spiegarci perché Domino Pizza in Italia, i numeri e cosa significa aprire con voi e perché. Bene, bene, grazie mille e ringrazio io voi per questo invito, è veramente un onore essere qua a parlare di Domino's Pizza. E per arrivare a rispondere alle sue domande parto dall'origine, parto dalla casa madre, perché poi vedremo nei prossimi minuti che le risposte stanno all'interno, si trovano all'interno del DNA di Domino's. Domino's Pizza, che nasce 50 anni fa negli Stati Uniti e nasce specializzandosi nella consegna a domicilio. Non a caso nasce nel Michigan, attaccata all'università, per diventare la pizzeria di riferimento degli studenti. In 50 anni è passata da due pizzerie a Ann Arbor fino a oltre 17.000 pizzerie in 90 paesi nel mondo. Ormai da oltre due anni è la prima catena di pizzerie al mondo e cresce ad un ritmo di circa 1.000 pizzerie all'anno. Cresce perché ha molti fattori critici di successo nel suo business model e ce ne sono alcuni anche banali da capire, che sono legati alla pizza, alla miglior pizza a domicilio, ed altri che invece sono curiosi, soprattutto per chi non conosce il marchio. E parto da qua nel dire che Domino's è a tratti più conosciuta come società digitale, come società tecnologica. Pensate che negli Stati Uniti è tra le prime 5 società per numero di transazioni online. È una società che si paragona, che fa la sfida con eBay, con Amazon e con gli altri player ormai globali dell'e-commerce. Nel mondo è tra le prime 10 società per numero di transazioni online ed è una società che ha il digital, la tecnologia e l'innovazione come punto di riferimento. Domino's è stata la prima società al mondo a consegnare un prodotto, nel nostro caso naturalmente la pizza, attraverso un drone. Negli Stati Uniti, ma lo vedete sicuramente in qualche video che gira su YouTube o comunque online, hanno iniziato a consegnare le pizze con le auto a guida autonoma. E quindi è una società che è molto digitale, molto tecnologica e che punta tantissimo al servizio. Punta al servizio per definizione, perché si occupa di delivery, di consegna a domicilio, e punta al servizio attraverso la tecnologia. Cerca di mettersi sempre dalla parte del cliente, cerca di porsi la domanda: qual è il modo nel quale il cliente in maniera più semplice può ordinare, in maniera più semplice può ricevere la pizza a casa? E quindi, anche qui un esempio,
dice Domino's, dice il cliente ordina la pizza mentre è in macchina e sta andando a casa alla fine della giornata lavorativa, e quindi con Ford sviluppa un'applicazione montata sull'automobile che permette a chi guida di ordinare la pizza parlando all'auto, per cui chi guida clicca un bottone, dice all'auto che pizza vuole, dove vuole che venga consegnata, a che ora, e riceve poi la pizza. E questo è solo un esempio, è un esempio di mille, ma soprattutto è un esempio che mi serve a parlare del DNA, il DNA del servizio e dell'innovazione. Però Domino's poi è cresciuta nel mondo, dicevo prima, più di 1000 pizzerie all'anno, oltre 90 paesi, 17.000 pizzerie già raggiunte, e cresce per il prodotto, perché poi non dobbiamo dimenticarci che il servizio, l'innovazione e la tecnologia sono bellissimi, ma alla base deve esserci il prodotto, deve esserci la miglior pizza a domicilio. E Domino's è riuscita in questa scalata repentina e di successo grazie al fatto che oltre 20 anni fa ha capito che avrebbe dovuto customizzare, che avrebbe dovuto localizzare l'offerta in quei paesi in cui avrebbe aperto. E quindi la pizza di Domino's in India è diversa da quella che si può trovare negli Stati Uniti o che si può trovare in Francia. In Francia si può mangiare una buonissima pizza a 5 formaggi fatta con 5 formaggi francesi, e via discorrendo per tutte le altre nazioni. E quindi qua c'è la prima risposta, è perché siamo entrati in Italia. Siamo entrati in Italia perché ci siamo detti si può fare, con questo business model si può raggiungere l'obiettivo di offrire al cliente la miglior pizza a domicilio, ingredienti locali, tecnologia, digitalizzazione, delivery. E quando parliamo di ingredienti locali, attenzione che non parliamo di una banalità, perché molte ricerche hanno già dimostrato che in Italia quasi il 70% degli ingredienti utilizzati per preparare le pizze sono stranieri, e sono prevalentemente stranieri per una questione di costi, perché anche noi in alcune pizze dal sapore esotico usiamo il formaggio cheddar e lo compriamo all'estero. Ma lo compriamo all'estero perché il formaggio cheddar non è un formaggio italiano, e quindi il miglior formaggio cheddar lo si trova all'estero. Però compriamo l'olio d'oliva qui in Italia, compriamo il pomodoro italiano, mentre quasi il 70% degli ingredienti che vengono utilizzati per farcire le pizze italiane provengono dall'estero. E quindi già questo è un punto di differenziazione importante, che a volte può sembrare strano, perché Domino's Pizza, il marchio internazionale, che però è molto più italiano della maggior parte di pizzerie italiane. E poi la delivery e il digital. La delivery, quel servizio che ci permette di consegnare pizze a domicilio in meno di 20 minuti. E naturalmente stiamo parlando di una pizza artigianale, in pasto fresco, che viene steso a mano al momento dell'ordine. E poi il digital. Il digital, che è quel canale di acquisto che viene sempre più utilizzato dagli italiani. Il digital, che ormai non è più il canale d'attrazione per i diciottenni, per i ventenni, ma sta diventando il canale di riferimento per tutta la popolazione, soprattutto in un periodo come questo, dove siamo chiusi in casa, dove abbiamo più ore libere rispetto al passato, e quindi andiamo ad informarci online, andiamo ad acquistare online, e capiamo quanto è semplice, quanto è comodo, e a volte ci chiediamo come mai non l'abbiamo fatto nel passato. E questo è uno dei cambiamenti di comportamento che ci porteremo nel futuro, perché tantissime persone hanno scoperto sulla propria pelle la comodità, la facilità, e quanto diventi bello comprare online. A questo punto andiamo a parlare degli ingredienti, quindi del prodotto, andiamo a parlare del digital e andiamo a parlare della consegna a domicilio. Questi sono i tre pillar, i tre fattori sul quale abbiamo costruito Domino's in Italia, ma sul quale Domino's ha costruito se stessa nel mondo.
E l'innovazione della quale parlavo prima è un'innovazione di servizio, ma è anche un'innovazione di prodotto, perché nel menu di Domino's ha potuto trovare le ricette tradizionali italiane, la margherita, la capicciosa, la quattro formaggi, la quattro stagioni, ma anche le ricette internazionali, perché anche da questo punto di vista l'Italia ha voglia di innovazione, l'Italia ha voglia, i clienti italiani hanno voglia di sperimentare sapori nuovi, sperimentare gusti nuovi e non ci si può fermare davanti al non va bene avere la pizza con l'ananas. La pizza con l'ananas è un gusto internazionale e poi attenzione che anche noi italiani facciamo la pizza con le mele e il gorgonzola. Gli internazionali fanno con l'ananas e il prosciutto cotto, per cui anche noi italiani amiamo sperimentare andando oltre la cultura della nostra cucina tradizionale. E quindi abbiamo lavorato su questi pillar negli ultimi 4 anni per aprire prima di tutto delle pizzerie noi, sperimentare il modello di business, portarlo ad un livello di redditività elevato e poi per iniziare il franchising. Dove siamo oggi? Siamo innanzitutto in una situazione che è a noi favorevole, perché noi non ci stiamo inventando il delivery, non stiamo annunciando alla stampa che apriamo un sito di e-commerce, ma noi siamo là dove il mercato sta andando, verso l'ottica del servizio, verso l'ottica della consegna a domicilio e della digitalizzazione. Siamo là per ora con 30 pizzerie e stiamo sviluppando il franchising. Dottor Pasquali chiedeva 2 numeri, 30 pizzerie, 600.000 euro di fatturato medio netto IVA, 175.000 euro di investimento, equity necessaria tra i 30 e i 50.000 euro, la rimanente parte finanziata attraverso dei partner finanziari, degli istituti partner che lavorano con noi, che conoscono il nostro business e che aiutano il franchisee ad acquisire la propria pizzeria, nel mentre che noi formiamo il personale, gli spieghiamo al personale come utilizzare i processi e le procedure che ci aiutano a garantire una certezza di risultato. L'ultima parola la dico sul franchising, sul motivo per il quale un franchising che soprattutto pensa all'innovazione può essere la risposta nel futuro. E la risposta nel futuro è esattamente il periodo che stiamo vivendo oggi. Gli ultimi 4 mesi ci hanno spiegato che bisogna essere capaci a cambiare pelle, capaci ad innovarsi e capaci a stravolgersi per essere i primi laddove il cliente vuole andare. Una struttura in franchising che è innovativa nel suo DNA è quella struttura che lavora sempre per innovarsi e che lavora sempre per dare le risposte corrette ai clienti. Il franchisee da questo punto di vista può sfruttare il know-how, le competenze del franchisor o del master franchisee, poco cambia, che ti permette di essere sempre innovativo e sempre all'avanguardia. Dottore, mi fermerei qua, salvo vostre domande. Assolutamente sì, un paio di domande. Allora, intanto una è assolutamente dopo, lei ce l'ha spiegato, ma il fattore di successo, cioè in Italia, perché, e questa è l'altra domanda che fa il paio con la prima, il vostro profilo di affiliato, cioè perché affiliarsi, no? Cioè, voglio dire, c'è spesso, questo almeno anche negli anni passati, questa tendenza, cioè, ma sì, la pizzeria, perché devo pagare d'entrata? Perché devo spendere questi soldi? Spesso dietro una feed entrata, e questo in tutti i vostri format, quelli presenti oggi, abbiamo sentito insomma sia per Burger King, sia per Mammina, ma anche per voi, una formazione importante dove quella feed entrata ha un valore, come dire, molto più alto di quello che viene pagato, e questo lo posso dire a ragion veduta, conoscendo insomma in questi 25 anni oltre 700 format nel dettaglio. Quindi assolutamente abbiamo con storie differenti, ma delle eccellenze. Quindi la domanda è questa: primo, perché, cioè, questo
fattore di successo, no? Cioè su un pubblico italiano, perché i vostri affiliati sono italiani, perché? Cos'è che hanno trovato? Che non hanno trovato altri format? Guardi, sta tutto nella migliore pizza a domicilio. In questo che è un claim, ma che in realtà è il nostro mantra sul quale lavoriamo. Consegniamo pizza a domicilio in meno di 20 minuti dall'ordine e consegniamo una pizza che è sopra i 70 gradi di temperatura. Okay. Lo facciamo al 70% attraverso ordini digitali che vengono effettuati su nostre piattaforme e automaticamente girati alla pizzeria del franchisee. Per cui non solo diamo ricerca di prodotto, formazione e tecnologia, ma troviamo i clienti per i franchisee. Il 60% del nostro budget marketing è speso sui canali digitali e quindi siamo noi che ci occupiamo di fare in modo che la pizzeria abbia successo. Poi è chiaro che il franchisee deve mettere la sua forza, il franchisee è il nostro leader locale, deve sviluppare le vendite, deve gestire bene il punto vendita, ma noi ci occupiamo di dargli quella che potremmo definire una baseline di sicura profittabilità. E il nostro target di franchisee è duplice perché può essere il lavoro principale dell'imprenditore, l'imprenditore che apre una propria pizzeria partendo da un equity bassa per un marchio internazionale e così conosciuto, per cui vuol dire far affrontare questo investimento avendo a disposizione tra i 30 e i 50 mila euro di disponibilità propria. E quindi lavora e oltre alla redditività del punto vendita ha il suo stipendio come store manager. Dall'altro lato abbiamo il franchisee investitore che ha una disponibilità finanziaria più ampia e che magari con una disponibilità di 600 mila euro può diventare il franchisee di Milano. Per cui può diventare quell'imprenditore che apre 13 pizzerie a Milano e ha un giro d'affari che va tra i 7 e i 10 milioni di euro all'anno. Allora, ho un paio di domande, ma ne stanno arrivando insomma varie. Comunque, un paio di domande che le pongo subito. Allora, una rivolta proprio a lei, ci dice, dottor Lazzaroni, come si organizza Domino's Pizza sul supply chain dei prodotti? Accennava che il localismo dei prodotti è molto importante per il vostro format. Avete pertanto una piattaforma centralizzata in Italia per la fornitura dei vostri soci per unificare le referenze con cui produrre le pizze? Abbiamo costruito un polo logistico alle porte di Milano, un polo logistico all'interno del quale vi è anche la fabbrica dove prepariamo l'impasto della pizza fresco. Quindi le pizzerie ricevono 2-3-4 volte a settimana tutti gli ingredienti freschi, comprensivi dell'impasto della pizza, la classica pallina che vediamo in pizzeria. Impasto che, come dicevo prima, viene poi steso a mano al momento dell'ordine del cliente. C'è una domanda, ma che io la terrei per tutti quanti. Adesso, tra l'altro, proverei così a far partire, se riusciamo a far partire tra un po' il video, mammina, ci sarà una prima domanda e così aprirò poi le immagini a tutti, che è sulla gestione dei, quindi parecchi temi, e tra questi in particolar modo anche la gestione di tutti i social. Oggi sempre di più su tutte le attività siamo legati ai social, ma sul food è un lavoro molto sensibile, perché la scelta definitiva, quindi dai vari TripAdvisor piuttosto che gli altri social, sicuramente c'è un lavoro di gestione di risposte che va condotto. Ne parleremo fra un attimo. Io così intanto direi che proviamo a mandare il video, se riusciamo se riusciamo così a mandarlo in onda, chiedo a Chiara. E
così poi apriamo la conversazione con tutti. Prego. Non si sente. Forse, dottor Viola, se vuole commentare, perché non sento la musica del video. Sentite? Sì, ma non si sente, io non sento... Sì. Beh, cosa dire, questa è la location di Via Partenope, quindi insomma sul lungomare di Napoli, e qui appunto racconta insomma tutto quello che è la nostra selezione delle materie prime. Noi conosciamo ogni singolo fornitore, lo selezioniamo, prima di farlo andiamo presso i sapori autentici della tradizionale cucina napoletana. Ingredienti, valori e sapori di chi cucina con il cuore, con i migliori prodotti tipici locali, lavorati con passione da uno staff di professionisti che trasformano il tutto in piatti squisiti conosciuti in tutto il mondo. Mammina, pizzeria e cucina genuina. Tra l'altro a quest'ora viene veramente fame, e devo dire, conoscendo l'alta qualità. Allora, io direi iniziamo ad aprire con tutti gli altri interlocutori, così veramente spendiamo i nostri... Grazie. Abbiamo aperto Massimo, non vedo Massimo Barbieri. Eccoci. Voilà, ok. Allora, intanto grazie di nuovo, perché veramente ci avete fatto volare, insomma, in questa ora con grandissima velocità. Io ho un po' di domande che adesso vi andrò, come dire, a elencare, però... Prima di queste, insomma, io toccherei alcuni temi, così raggruppo anche in qualche modo le domande. Vorrei partire proprio da questo, no? Cioè, partiamo dalla parte proprio dei social, cioè nella vostra attività l'utilizzo della comunicazione, come per tutti i settori, è cambiata, si è completamente sconvolta. E i social ci hanno dato questo potere, e a volte usato, ahimè, anche male, con le cosiddette fake news, che insomma in questo periodo, ahimè, l'abbiamo viste su temi molto delicati. Ma parliamo di cibo, parliamo della qualità dei vostri locali e cosa dicono le recensioni. Allora, io farei, come dire, proprio in sequenza, un parere su ognuno, e poi con te Massimo così proviamo a tirare le fila. Partirei proprio da lei, dottor Lazzaroni. Ecco, come gestite, no? Immagino che sarete stati bombardati, no? Cioè la pizza, anche dai stessi competitors, perché poi dietro a queste recensioni, dobbiamo dirlo, insomma, no? Ci sta, è duopo. Sì, le dico però una cosa interessante, che è quanto emerso quando siamo arrivati in Italia. Le prime vere e forti critiche che abbiamo ricevuto sono arrivate per via del fatto che la nostra offerta fosse troppo poco internazionale e troppo italiana. A sottolineare ancora di più il fatto che vi è tanta voglia di innovazione, e voglia di innovazione che non va in contrasto con la tradizione, per cui non è che se sei innovativo sei contro la tradizione o viceversa, però c'è voglia di sperimentare, c'è voglia di guardare oltre i confini e voglia di capire i gusti stranieri, internazionali. Dopodiché, mi lascio dire, sui social ci viviamo,
Ci viviamo perché ci scrivono i clienti e ci viviamo perché sono uno strumento di marketing per noi importantissimo. Tra l'altro possono fare la differenza. Possono fare la differenza perché attraverso i social si fa pubblicità, si geotargetizza, si geolocalizza, si può capire se quel cliente è da tanto che non viene a mangiare da te o se viene a mangiare spesso da te, e quindi anche lavorare su messaggi diversi. Certo, questo ha un presupposto forte, avere la propria, conoscere la propria base clienti. Noi gestiamo in maniera assolutamente integrata il servizio di acquisizione d'ordini e il servizio di consegna a domicilio. Non affidiamo la consegna a domicilio a società terze e gli ordini arrivano sulla nostra piattaforma. Questo ci permette di utilizzare i social e il digital in maniera completamente diversa, in maniera molto più efficace. Una cosa veloce, proprio telegrafica, prima di passare la stessa domanda al dottor Villa. Sui social lavorate da soli o lavorate con dei partner? Oppure sentite che questa è un'esigenza per avere supporto, proprio in modo telegrafico sì o no? Allora, lavoriamo insieme alla nostra agenzia che ci supporta sul marketing. In più abbiamo internalizzato la conoscenza dei tecnicismi, per cui quello che nel tecnico, scusate la ripetizione, si chiama il performance, per cui tutto l'investimento sul digital. Dottor Villa, immagino poi con tanti locali voi non solo dovete gestire tutto dall'alto, quindi pensare anche a tutti i vostri affiliati, immagino. Assolutamente sì, i social sono un mezzo potentissimo per arrivare e per localizzare, perché poi tutti sono dei post geolocalizzati. Abbiamo la fortuna di avere una base clienti molto ampia, tanti brand, un brand molto noto il nostro, molto forte, la forza del brand ci aiuta, ma sicuramente è stato un modo per rimanere sempre in contatto. Abbiamo ricevuto tantissime domande nel momento del lockdown: quando riaprite, quando potremo rimangiare i vostri panini? Quindi questo è stato ovviamente la grande domanda. In questo momento ci chiedono di essere ancora più veloci. Noi abbiamo il drive-thru, abbiamo l'home delivery e il take-away, che è ovviamente un altro modo di riuscire in questo momento a mangiare i nostri panini. Ci chiedono ancora più velocità e ce lo comunicano in maniera diretta, come da tradizione dei valori della nostra marca. Insomma, siamo un brand noto per la sua trasparenza e la comunicazione diretta. E come gestite questa parte dei social, interna o esterna? Confermo, anche per noi, attraverso i supporti delle aziende specializzate esterne, insieme alla squadra fantastica del marketing che abbiamo a Milano. Perfetto. Dottor Viola, come gestite e quanto, insomma, questo, che peso ha anche nella vostra attività? Oggi i vostri, l'abbiamo detto, sono tutti diretti, quindi la partenza del franchising è ormai imminente, posso dire, però ecco, se anche lei ci risponde a questa domanda. Sì, digital marketing oggi più che mai rappresenta un vero e proprio lavoro, quindi se mentre un tempo ci si divertiva con i social, oggi sono il megafono delle proprie attività. C'è da dire anche poi che c'è un mare magnum di sovraesposizione di quelle che sono, no, il food in generale, quindi uno penso dei media più diffusi sui social. Noi lavoriamo con un'agenzia esterna, anzi in realtà sono due, perché abbiamo segmentato le attività che da un lato sono quelle di produzione, un'agenzia, e poi un'altra agenzia invece che ci fa proprio la gestione dei social network. Noi siamo per scelta presenti su Instagram e su Facebook, oltre che sul canale YouTube, non siamo su Twitter e su altri social minori. Devo dire che però stiamo lavorando già da un po' di tempo con l'ausilio dei nostri, diciamo, collaboratori, perché è chiaro che
un conto è mandare una, diciamo, una foto, no? Una storia in real time, un conto aspettare che ti arrivi, insomma, il collaboratore dell'agenzia. Quindi probabilmente noi struttureremo la parte digital marketing con almeno un paio di figure interne che possono fare del coordinamento ed essere veloci, che credo che poi la velocità sia fondamentale, senza però, ripeto, dare una sovraesposizione di quelle che sono le pietanze. Noi alterniamo molto diciamo i soggetti con un piano editoriale che cerca un po' di alternare quelle che sono appunto i fatti, le persone, il food o semplicemente magari una, no, una location. Perfetto. Beh, Massimo, allora intanto adesso poi tra un po', ok, volevo avvisare che la ricerca su Bain, per chi la richiede, poi Massimo Barbieri ce la invia, così la rinvieremo, giusto? Quindi mi confermi. Proprio così. Nello spirito di condivisione del know-how che c'è nel mondo del franchising, sono contento che sia arrivata questa richiesta e attraverso Z Franchising poi tu te la mando e la puoi distribuire a chi te la chiede. Allora, con te vorrei chiedere due cose. Intanto tirare le righe di questo ultimo intervento, no? Cioè il supporto della casa madre, che insomma, oltre che vissuto personalmente voi tutti, vissuto voi e anche noi, è cambiato in questi anni, no? Quindi se il supporto non solo nello how, nella formazione, oggi c'è un supporto anche nella comunicazione. Praticamente si faceva, quanticamente sembra lontano, ma non tanto, in un altro modo, oggi c'è anche questo supporto ai social e quindi la casa madre è una garanzia per una... come dire, per un affiliato fare delle cose che da solo sarebbero molto costose, molto dispendiose e spesso insomma anche con appunto dei costi che non si riescono a sostenere. Quindi volevo un tuo parere su questo e poi una domanda, così mi apriamo il tavolo su un'altra domanda che è come superare questa crisi. Così proprio entriamo nel cuore. Ci siamo arrivati, insomma, come superare, come vedi, come superare la crisi nel settore franchise con il... Dunque, per quanto riguarda il supporto, volevo fare, Fabio, un'osservazione. Sta succedendo una cosa epocale nel mondo del franchising, perché la legge del 2004, la 129 del 2004, dice giustamente che il know-how, che è il cuore del concetto di franchising, deve essere un know-how sperimentato. Sta succedendo una cosa epocale però, che in questo periodo di crisi i franchisor stanno dando del supporto in una situazione così nuova che questo know-how non si può per definizione dire che è testato e provato. No? Questo mi fa osservare che le aziende che fanno bene il franchising devono essere capaci di costruire fiducia nei loro affiliati, in modo tale che di fronte a una situazione nuova si sperimenta insieme. Tecnicamente, Fabio, non si può dire che oggi i franchisor stiano dando un know-how sperimentato, perché sta succedendo una tempesta, no? Quindi il concetto di supporto, su cui mi hai fatto la prima domanda, è straordinario, perché il supporto è un qualcosa di flessibile. Te la dico in questo modo: secondo me i franchisor sono bravi creatori di know-how e quindi stiamo parlando di un know-how che non è necessariamente quello consolidato negli anni precedenti di cui parla la legge, ma è anche un know-how frutto della professionalità che i franchisor hanno e mettono al servizio del franchisee. Quindi la tua domanda è molto bella perché mi permette di fare questa osservazione sul nuovo modo di lavorare, che non è in contrasto con lo spirito della legge, anzi ne è una evoluzione. Tant'è vero che i franchisor, a mio avviso, più visionari, nel senso di lungimiranti, fanno bene a chiedere delle royalties in funzione del fatturato. Mi piacciono i franchisor che chiedono delle royalties in percentuale, perché vuol dire che legano le loro revenues al successo del franchisee. Mi piacciono un pochino meno quelli che chiedono una cifra fissa. In McDonald's il capo area si chiama business consultant, è una parola bellissima, un job title bellissimo, perché l'obiettivo delle visite è quello di dare supporto al fine di migliorare il business.
Sul secondo punto, Fabio, io ti direi questo. Se è vero come è vero che gli interventi del legislatore dovrebbero indurre dei cambiamenti, no? È come il training. Il training lo fai non per fare nozionismo, lo fai il training per indurre un cambiamento. Gli interventi del legislatore dovrebbero indurre dei comportamenti virtuosi. Il mio personalissimo parere è abbastanza simile a quello del direttore della stampa, il nuovo direttore della stampa, Giannini, ieri sera ha fatto un commento a caldo, no? Il decreto era appena uscito, tecnicamente finché non è in gazzetta ufficiale non è neanche uscito, dovrebbero essere 434 pagine, quindi mi riservo il tempo per andare a scorrerlo, con l'aiuto delle associazioni. Le associazioni fanno un grandissimo ruolo, giocano un grandissimo ruolo di supporto ai franchisor e quindi ai franchisi. Detto questo, diceva il direttore Giannini che gli sembra un decreto molto, molto assistenzialista, con una pioggia di aiuti molto frammentata. Il ministro Gualtieri pochi minuti dopo ha detto che questo è il bene di questo decreto. A mio personale avviso, secondo me, per uscire da questa crisi occorre incentivare, occorre incoraggiare dei comportamenti virtuosi che creino valore e non che lo distribuiscano. Posso dare un esempio? Secondo me mettere altre centinaia di milioni di euro in Alitalia non è il miglior modo di investire il denaro pubblico. Io credo che, naturalmente, tu sai che nel penultimo decreto legge sono stati stanziati 400 milioni, ma è sufficiente aprire i giornali di oggi perché Alitalia ne chiede ancora, dopo che ha comunicato che ha perso mezzo miliardo l'anno scorso. Ecco, secondo me, per uscire dalla crisi dobbiamo stimolare comportamenti virtuosi e poi, pur tutelando le fasce più deboli, questo è sacrosanto, cercare di allocare le poche risorse disponibili a chi genera valore, non a dividere una torta, ma preparare altre torte. Questo è un po' il mio parere. Siamo un paese che aveva 2.409 miliardi di debito pubblico alla fine del 31 dicembre, erano 200 miliardi in più rispetto a 5 anni fa. Quindi siamo un paese che non ne ha tante di risorse e allora bisogna, secondo me, incoraggiare chi le produce. Ecco allora che, e chiudo, la tua domanda mi fa chiudere dicendo che tutto sommato un pezzo di risposta l'avevo data un'oretta fa, quando avevo evidenziato che la performance del settore franchising e della ristorazione è stata nell'ultimo decennio decisamente migliore della performance del paese Italia. Questo è un po' che viene da dire a caldo, dopo aver letto le anticipazioni sul decreto legge. Allora, due ultime domande che farei a giro, partendo dal dottor Villa. Quindi farei la prima domanda, che è legata a un tema che è stato in qualche modo toccato anche dal dottor Lazzaroni, cioè io la chiamo la tropicalizzazione dei format, no? Cioè quando si porta un format in un altro paese, bisogna fare i conti con il pubblico di questo paese. E questo, insomma, è un esempio da manuale che, insomma, le persone che sono qui intorno al tavolo conoscono, è stato proprio l'adozione, l'entrata delle insalate dentro McDonald's. Entrata insalata dentro McDonald's, il suo punto nel corso del primo vendita in Italia a Piazza di Spagna, dove è entrata l'insalata dentro McDonald's. Oggi l'insalata in tutta Italia, credo anche in molti paesi. Massimo mi può confermare o smentire, no? Allora, questo è quando da un punto, no? E questa è la forza del franchising. La domanda che faccio è questa, ed è assolutamente politica e attuale, dottor Villa, inizio a fare proprio a lei, cioè non abbiamo ancora fatto in tempo a vedere questo decreto, quindi partiranno le migliaia di emendamenti, che quelle 400 pagine, insomma, si aggiungerà almeno uno zero, diventeranno 4.000 pagine prima che di fare il taglio. Quindi abbiamo da studiare durante il weekend, ma voi, visto che, come questo, così prepariamo anche agli altri, cosa pensate di usare? Questo spazio esterno, TOSAP, cioè come, gliela chiedo a caldo, perché tanto
Penso ancora non ho avuto il tempo neanche di fare una riunione con i suoi, col suo staff, però gliela chiedo a caldo così ci dà una notizia. Ma senta, noi questa mattina presto alle 8 ci siamo sentiti per cercare di pensare ulteriormente, ci stiamo pensando da tante settimane, ma anche alla luce di ieri sera, come affrontare evidentemente questo momento. Ci stiamo lavorando evidentemente perché tutto è in evoluzione, aspettiamo poi di vedere il decreto in Gazzetta Ufficiale. Sicuramente le risposte dovranno andare incontro alla necessità di sicurezza e igiene che il consumatore ci chiede, ma anche dare del comfort e confidenza al nostro cliente. E quindi sarà necessario rispondere con delle procedure molto rigide, pensiamo all'igienizzazione, alla sanificazione, al distanziamento sociale, ma anche con degli adattamenti tecnici, pensiamo al plexi, al front counter o tra i tavoli, la riduzione evidentemente del numero di posti a sedere, ma anche con la tecnologia. Noi crediamo tantissimo nella tecnologia, stiamo sviluppando un'app che testeremo poi prima dell'estate, che consentirà anche di prenotare dei tavoli e quindi essere sicuri di avere un tavolo dedicato e di non trovare evidentemente assembramento. Quindi credo che questo sia una chiave per rispondere. Ovviamente ascolteremo al massimo il nostro cliente e dovremo essere molto rapidi nel adattarci se qualcosa dovrà essere migliorato. E quindi per risponderle, innovazione, dinamismo e, come diceva il dottor Barbieri, non c'è una soluzione preconfezionata e quindi fare forza e leva sulla grande rete, la condivisione delle informazioni e delle idee per rispondere al meglio ai nostri clienti. Dottor Viola. Bene, allora, sì, io faccio un attimo un cappello perché noi siamo posizionati con un format che invece vive di assembramenti come anche gli altri colleghi. Quindi è tutto in itinere e non siamo ancora pronti, abbiamo pensato a varie soluzioni, insomma in questi due mesi abbiamo pensato di tutto, però aspettiamo l'effettiva attuazione. Io credo comunque che come concetto generale i nostri clienti non vogliono solo mangiare bene, okay? Quindi non è che facciamo alimentazione umana, io credo che i nostri clienti vogliono stare insieme, no? Tutti insieme, divertirsi, siamo animali di socialità, quindi stare con la famiglia, insomma, essere coccolati. Talvolta anche la nostra ritualità, non nell'accoglienza, fa la differenza. Quindi non è che arrivo lì da mammina, prendo una pizza e vado via. No, è tutto un insieme. Quindi io spero ovviamente che questo coronavirus diventerà solo un incubo, ce lo lasceremo alle spalle, magari forse riusciremo anche a riderci su. Però oggi come oggi, insomma, è abbastanza complessa. Noi abbiamo tutto il menu digitale. Quindi il cliente con un QR code riuscirà a scaricare sul proprio cellulare il menu e fare l'ordinazione. Step 2, spero ci riusciremo a giugno, potrà anche proprio ordinare cliccando sulle pietanze, quindi il nostro primo cameriere che dovrebbe fare poi tutto sommato il venditore avrà chiaramente un ruolo più marginale perché insomma il cliente si sceglie e si compone il menu come crede, come mai. Questo, prima di passare alla domanda anche al dottor Lazzaroni, ha accelerato però un percorso, no? Cioè quando noi ci siamo sentiti nel pieno all'inizio lockdown, che su Milano, no? Mi ricordo la sua telefonata dello stupore di una grandissima richiesta della pizza mammina e quindi senza aver fatto comunicazione nulla, però insomma il suo pubblico è stato fedele, quindi ha accelerato un percorso, giusto, che non aveva previsto. O comunque non aveva previsto in questa velocità. È vero, anche se diciamo in termini di fatturato insomma, rappresentano per noi una fetta molto. Dobbiamo rispondere insomma con qualcosa che crea appeal, ovviamente come diceva anche il dottor Villa, la sanificazione, insomma tutto quello che poi permette di mettere in sicurezza i nostri clienti. E dottor Lazzaroni? Ma guardi, io penso che tutti noi, la popolazione rimarrà ancora spaventata per parecchi mesi.
perché ci stiamo trovando a combattere contro un nemico invisibile e quindi penso che nei prossimi mesi le persone continueranno a passare più tempo rispetto al passato nelle proprie case, perché la propria casa rappresenta il posto sicuro, dove si sta con persone sicure. E quindi continueremo ad investire molto sul servizio di consegna a domicilio, un servizio di consegna a domicilio sicuro, un servizio efficace, fatto nei tempi corretti, portando a domicilio una pizza calda, e in maniera rapida, perché penso che questo sarà la risposta a ciò che desidereranno i clienti, anche perché, e chiudo in 30 secondi, perché si parla tanto dell'esplosione del food delivery negli ultimi mesi, io personalmente ritengo che il food delivery sia molto molto distante dal suo potenziale, e questo è dovuto al fatto che il food delivery ancora oggi in Italia viene fatto male, viene gestito male. Penso che sia negli occhi di tutti il servizio televisivo passato qualche settimana fa relativamente al caporalato in questo settore, a immigrati clandestini che affittano gli account per lavorare e fare consegne, effettuare consegne a domicilio. E questo secondo me fa sì che tantissimi potenziali clienti del food delivery oggi non stiano ancora ordinando cibo a domicilio, perché hanno paura che il servizio non possa essere fatto in maniera sicura. Noi abbiamo sempre investito sulla sicurezza e siamo stati i primi in Italia a lanciare il servizio di consegna senza contatto, e continueremo ad investire su questo aspetto, perché abbiamo l'idea che il food delivery oggi rappresenti non più del 15% del suo potenziale. Benissimo. Allora, Massimo, un paio di riflessioni, così riesco anche a raccogliere delle domande che ci hanno fatto. Intanto così abbraccio, rispondo dottor Lazzaroni sul tema di cosa accadrà, insomma in quel periodo naturalmente non lo sappiamo, nessuno lo sa, però un paio di dati secondo me sono così, insomma, se questo può servire da una lettura o una possibile interpretazione. Uno è quello che sta accadendo in Cina, come ci fanno presente, cioè nel senso che c'è stata immediatamente, come dire, uno switch a Shanghai piuttosto che in altri paesi. E un altro aspetto, così mi serve anche Massimo per chiederti, mettere insieme anche un'altra domanda che ci hanno fatto, e un altro tema è che noi italiani abbiamo la memoria corta. E qui a Milano io vedo già grandissimo movimento, insomma non nascondo che un po' mi spaventa, anche se sono una persona positiva, e quindi anzi sto, secondo me la gente ha il famoso revenge, cioè la voglia di vendicarsi, quindi andare al ristorante secondo me ci sarà, ma questo veramente è un mio parere personale, e quindi voglio dire, non voglio essere positivo a tutti i costi. È chiaro che questa è un'annata che su tutte le imprese dovranno un po' ragionarla con altri parametri. Però guardando, ci auguriamo neanche il secondo semestre, ma guardando il 2021, io credo, auspicando chiaramente un'uscita, credo che questa nostra memoria ci possa essere, la nostra memoria corta ci possa essere d'aiuto. Lo dico perché guardando solo la storia, e chi si ricordava più della SARS o di altre cose, insomma, no? Quindi poi diventano i temi forti dei giornali, e poi magari ci ritroveremo fra 8 mesi ad avere televisioni che parleranno solo del prossimo voto o di chi sarà al governo, e ci dimentichiamo questo. Però, Massimo, una domanda che ci hanno fatto è, così poi lo richiedo a tutti, se a tuo parere, no, i format lo sappiamo, sono i business format franchising, sono il frutto di un insieme, no? Del know-how, non è solamente è prodotto, è modalità, sono tanti elementi che non stiamo qui a ripetere.
Ora, la gestione dello spazio, che è quello che ci sta richiedendo, come dire, la legge, no? È l'inevitabile momento, sconvolge questi format. Allora, una persona ci chiede dal pubblico presente, secondo te, o se qualcuno ha chiamato già qualche designer per ridisegnare questo, o se, questo mio parere, ci ritroveremo con tanti pezzi di plexiglass. Tra l'altro in questo momento, per chi ha avuto modo, il plexiglass è salito a cifre spaventose, e poi immagino queste spiagge o questi ristoranti che dovranno smaltire questo plexiglass. Quindi avremo, come dire, i convegni nel 2021 e dove smaltiamo il plexiglass? Però, al di là della polemica, secondo te, primo, format, quanto si cambia? Cioè questo fatto di avere... Non entro nel merito del business plan, chiaramente, perché fa la differenza, ma in questo tema proprio della prossemica, cioè l'utilizzo dello spazio, no? Prima Viola diceva, i nostri locali, è proprio quella la bellezza, è quello di essere pieni, no? È averli vuoti. Massimo. Allora, due o tre osservazioni che annotavo, ecco perché vedevi che spostavo lo sguardo dalla telecamera. I cambiamenti potranno essere di breve, medio, lungo termine. Nel breve sta già emergendo forte la necessità di occupare spazi che prima non avevamo. Sembra che il legislatore abbia accolto le richieste dei ristoratori, per esempio, di non tassare o ridurre la tassazione sull'occupazione di suolo pubblico. Questo mi sembra un esempio di cambiamento. Le aziende che già avevano spazi li sfrutteranno e li comunicheranno di più. Löwengrube, per esempio, che è una catena di birrerie, che ha sempre comunicato di avere il Biergarten, che fa parte del loro format, perché nella cultura del tedesco c'è di gustarsi la birra se possibile all'aperto. Löwengrube sta comunicando di più questo, già ce l'avevano in realtà, non hanno costruito i beer garden apposta, sfruttano ciò che già avevano e lo comunicano il più possibile. Probabilmente ci saranno dei cambiamenti in futuro, nel breve non credo che ci siano aziende che possono investire per eliminare, faccio degli esempi pratici, i tavoloni social che in Roadhouse, che mi scusi, hanno avuto tanto successo di recente. Forse col tempo, tu sai Fabio che a me piace far circolare le idee e farmi aiutare da chi è più bravo di me. C'è per esempio il sito di un architetto che si chiama Andrea Langhi, se volete curiosare sul suo sito, ha creato un video di 10 minuti, veramente ben fatto, su quelle che secondo lui saranno le tendenze su questo specifico argomento, le tendenze nel design dei ristoranti nel futuro. E Andrea Langhi a sua volta ha raccolto molti stimoli. Quindi a mio avviso ci saranno dei cambiamenti. Poi però è vero che getto un po' di acqua sul fuoco, non benzina sul fuoco. Vero è, l'hai detto Fabio, che nessuno di noi andava al ristorante ricordandosi dell'influenza aviaria o della SARS, men che meno della spagnola. Cioè c'è nella natura dell'uomo un po' la tendenza a selezionare le informazioni. C'è un proverbio cinese che dice che la peggior condanna che può capitare a un uomo è avere una memoria perfetta, ed è un proverbio simpatico, vuol dire che la memoria ci protegge e ci aiuta facendo accantonare un po' di ricordi negativi. E allora, siccome sai che a me piace citare chi è più bravo di me, o insomma chi, frasi che dimostrino che cerco di farmi aiutare da altri, alla fine Fabio, secondo me, l'aveva detta giusta Gramsci, no? Quando parlava del pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Io credo che ne usciremo non velocemente, certamente non velocemente, ma ne usciremo perché nella natura dell'uomo c'è che tutti i problemi li si affronta tirando fuori delle energie che non pensavamo neanche di avere. I cambiamenti nei layout, e lo ripeto per cercare di trasmettere un po' di convinzione, ci saranno, ma non subito. Subito ci sono le soluzioni ponte. Sfruttare gli spazi all'aperto più che si può e vedere cosa succederà in autunno, perché non lo sa nessuno.
telegrafici, perché poi vorrei farvi veramente un'ultimissima domanda che è molto appealing e ci hanno richiesto, che è tutta la movimentazione comunque di investitori, cioè di grandissimo interesse anche in questo momento, molto forte per M&A, per acquisire reti, strutture nel mondo alberghiero e non solo, non per comprare solo a basso prezzo, perché c'è una lettura da parte del mondo degli investitori, una grande attenzione al food. Food è inteso a tutto tondo e anche con intertecnico. Quindi prima di fare quest'ultimo giro di tavolo su questa, quindi Massimo e tutti gli altri già preparatevi, però volevo telegraficamente, Viola, Lazzaroni e Villa, una risposta su come cambierà il vostro layout, se cambierà o come hanno fatto, come hanno già dichiarato alcuni nomi famosi, Harris Bar, eccetera, ma noi non apriamo proprio, se dobbiamo fare così non apriamo. È chiaro che è un grande lusso che può fare un'unica struttura, non una rete. Viola, cosa farete? Allora, guardi, dottor Pasquali, noi abbiamo fatto delle simulazioni, quindi se dovessimo adottare in modo scrupoloso quelle che fino a ieri dovevano essere, insomma, i requisiti, vorrebbe dire registrare un calo di fatturato del 60%. Poi abbiamo riletto, insomma, il libro che ho letto stanotte, insomma, così pare che debba esserci un tagliamento tra schienale e schienale di un metro, e quindi in un certo qual modo potremo rendere sostenibili le auto, perché tutto sommato noi abbiamo grandi spazi, come dicevo, e tutte le strutture che abbiamo anche hanno uno spazio all'esterno, che poi lì facciamo grandi al volumi. Io credo che più che il layout, in modo proprio telegrafico, il vero problema sia quello invece di fare una, diciamo, una operazione di marketing per trasferire ai clienti e avventori che si possa andare al ristorante con sicurezza. Perché avere lo spazio e il cliente non si ferma, o perché non c'ha quattrino, o perché è spaventato, diventa deleterio per Grazie. Beh, dottor Lazzaroni, Dominus nasce invece con la grande delivery, per assurdo siete già preparati, però insomma questo non significa che non abbiate anche voi dei temi che dovete inevitabilmente rispettare. Guardi, noi facciamo 70% delivery, 20% asporto, quindi la parte di fatturato che generiamo con persone che mangiano da noi è veramente bassa. Non stiamo lavorando tanto sul layout dei nostri punti vendita, ma sulla comunicazione sia all'esterno che all'interno del punto vendita, per fare in modo che il cliente sappia come comportarsi, e come comportarsi intendo dire: quando entri, posizionati lì che ti prendiamo l'ordine, ti portiamo la pizza in quel posto, in maniera tale che tu cliente sia sempre sicuro e che non possa esserci alcun problema per te. Per cui stiamo lavorando più che altro su una guida alla movimentazione all'interno del punto vendita. Grazie. Dottor Villa? Ma ovviamente sì, stiamo anche noi riguardando i nostri layout, ovviamente attendiamo le ultime disposizioni, quelle definitive, ma siamo anche consapevoli del fatto che il comportamento d'acquisto in questo momento si è spostato sul canale home delivery, come diceva molto bene Alessandro Lazzaroni, e sul drive. Quindi pur in un cambiamento di layout che il nostro dipartimento construction ha realizzato molto bene, e quindi una rarefazione e un distanziamento sociale, insieme al controllo di gestione abbiamo verificato fascia oraria per fascia oraria e non vediamo, dato lo spostamento verso drive e home delivery, dei problemi. Quindi sarà una grande sfida, ovviamente dovremo reagire il più velocemente possibile, ma la tecnologia da un lato con l'app, la prenotazione, il canale drive che aumenta i delivery, anche nei momenti di rarefazione dei posti non dovrebbe portarci a stress. Benissimo, allora Massimo, così anche per poi riporre la domanda di come vedono i nostri interlocutori, i nostri amici intorno al tavolo. Tu prima hai citato anche il tema del multi-brand e facendo una citazione meno altisonante della tua pratica serale, no, dico con amore, con affetto, lo sai, ieri guardavo
quattro ristoranti di Borghese. E c'era una serie sul home restaurant, quindi no, questa tendenza nuova molto interessante. E questo è accaduto anche sul fronte degli hotel, quindi questa tendenza in Inghilterra c'è molto forte. La domanda che ti pongo è doppia, quindi tanto, come avevo promesso, quest'ultima domanda per fare un giro: perché gli investitori sono così interessati a questo settore, come vedi la tendenza e la citazione, mi scuserà Borghese che era mio vicino dell'altro ufficio, quindi di casa, diciamo così, meno altisonante, però molto interessante, quella di nuovi format, no? anche quelli casalinghi. Quindi il perché e cosa secondo te piacerà sempre di più agli investitori? Quello che tu hai detto, Fabio, è effettivamente un trend che era già in corso e come ipotizzavo io prima, poi potrei sbagliarmi, i trend di lungo termine riprenderanno. Mentre parlavi ho annotato solo le ultime operazioni di M&A che sono state fatte alla fine dell'anno scorso, nella ristorazione qua in Italia. C'è stato l'ingresso del fondo di investimento MIR in Cioccolati Italiani, c'è stato l'ingresso in Alice Pizza quasi un anno fa ormai di Taste of Italy, c'è stato un cambio di proprietà nel fondo di Rosso Pomodoro, Americas, molto bello quel format, è entrato già da qualche tempo il gruppo Whitebridge Investment. Soprattutto mi ha colpito l'operazione che ha fatto Invest Industrial entrando con il 70%, ha rilevato, di Dispensa Emilia. Mi ha colpito perché era la prima volta che si affacciavano nel mondo della ristorazione. Cosa vogliono dire questi esempi? Non li ho citati tutti. C'è un grande interesse perché gli investitori vanno ad allocare dove c'è potenziale di ritorno. E quindi quanto era vero prima della crisi, a mio avviso, riprenderà. Faccio anche due approfondimenti. Il primo è molto legato al tema del franchising multibrand. I franchisor cercano sempre di più franchisee bravi, non solo finanziariamente solidi, ma anche bravi nel gestire i brand. E spesso e volentieri, se si è bravi nel management in un settore, lo si può essere anche in altri. Quindi sta emergendo prepotente il fenomeno di due tipi. I franchisor cercano spesso franchisee che sono multibrand o in settori diversi. Se il settore, che so, dell'abbigliamento è un po' appesantito, ci sono dei franchisee dell'abbigliamento che investono anche nella ristorazione. Ci sono poi addirittura dei franchisee che diventano grandi e investono in più marchi di ristorazione. E qui mi fermo perché volevo dirvi che l'esempio ve lo può dare il dottor Villa, oppure Dario, se vuoi lo dico io per rispondere alla domanda, perché la vostra è un esempio stupendo di come avete un investitore che sta investendo in più marchi. Non so, Dario, se lo vuoi dire tu. No, prego, prego, così ecco, intanto mi dite come vedete questo, perché poi a cascata un investitore, per definizione, chiaramente investe su un business sano, mm-hmm. E quindi questo è un po' come quando prima dicevo del dolo buono, ma la verità è questa, cioè il franchising e il food comunque continua e continuerà a funzionare. Mm. Dottor Villa, come vede il fenomeno, visto che è anche testimone, come dire, una struttura grazie, che è... Massimo, grazie dottor Pasquale. Mario, a livello di Caris intendevo, che il vostro è un esempio stupendo. Ma Caris, che è il nostro azionista di maggioranza, ha costruito una platform nel mondo del QSR e quindi ha poi aggregato negli ultimi anni più brands, da Burger King con Polonia, Belgio, Italia, Quick, che è un marchio di proprietà, Otakos, che è un marchio molto famoso in Francia, a Parigi, e l'ultima acquisizione è stata Norzee, il famoso brand tedesco. Quindi la vivacità assolutamente c'è, anche se credo che la sfida di questi giorni del coronavirus necessiti una forte focalizzazione sul today. Quindi passata probabilmente la tempesta si potrà guardare,
certo, l'interesse credo che sia molto vivo nel QSA. Dottor Lazzaroni, lei stesso è imprenditore e investito, quindi ci conferma questo interesse oltre che esserne testimone. Sì, sì, lo confermo e questo interesse lo si vede nelle varie acquisizioni di quote minoranza e maggioranza che si succedono nei mesi e che riguardano chi lavora sul prodotto, sul servizio e sull'esperienza. Mettendo assieme queste tre anime si può creare un business solido, un business che garantisce profitti oggi e nel futuro, che sia replicabile. E quindi di conseguenza è qui che vi è l'attrazione per quei soggetti investitori, fondi, family office o quant'altro che per l'appunto scommettono su questo settore. Perfetto. Dottor Viola, lei ha deciso, come dire, da investitore, quindi prima da Francesi, poi Francisor, ma anche con una visione più ampia, no? Anche con, come dire, una volontà di fare grande giustamente la sua rete, ma anche con delle non voglio anticipare nulla, ma anche con delle potenzialità domani di quotazione, no? Quindi, come dire, lei nel diretto ci conferma questo, cioè questo suo interesse dell'investitore. Sono sempre stato dalla parte dell'investitore, quindi in un modo o nell'altro, insomma, ci mettevo sempre i quattro inoltre, tutto il vigno del caso. Poi, per mia forse deformazione, ho sempre vissuto le aziende con soci in numero dispari inferiore a 3, e quindi insomma, ma la canto e me la sono, insomma, devo, come dire, talvolta anche pormi, no, delle domande davanti allo specchio, non è facile. Però sì, certamente io credo che il food comunque rimarrà un settore dove c'è un grande appeal. Io sono appassionato di finanza, sono un dilettante, attenzione, però mi piace, insomma, seguire i mercati borsistici, insomma, nel mondo. Ancorché aprissi il primo ristorante, studiavo i mercati, gli aggregati, fino anche andando nelle location con i pulpi e praticamente quante persone effettivamente, no, passavano in quel punto, perché poi, insomma, si può dichiarare qualsiasi cosa, io ero lì proprio a verificare. Quindi credo che l'appeal rimarrà. Noi abbiamo avuto nel corso del tempo, comunque, devo dire con soddisfazione, anche proposte di, diciamo, di partecipazione da soggetti privati, che non ci interessa in modo più assoluto. Poi c'era anche una piccola azienda che si presentava come una holding di investimenti, alla quale abbiamo detto ancora no. Però c'è un tema, non voglio anticipare nulla, c'è un tema, insomma, di finance che stiamo valutando. Mi farebbe molto piacere quanto più potervelo raccontare quando ci saranno, insomma, gli estremi concreti per realizzarlo. Il dottor Pasquali sa bene la questione. Bene, naturalmente, oltre che fare il giornalista, faccio a questo punto il prete e non dico nulla, evidentemente, ma vi tengo la notizia per una delle prossime uscite. Allora, io ringrazio, direi grazie innanzitutto Massimo Barbieri, che mi ha aiutato con tanti numeri e supporto tecnico. Grazie a dottor Villa, assolutamente complimenti, come anche al dottor Lazzaroni. Grazie mille. E grazie anche al dottor Viola. Direi complimenti, come credo in questo momento, anche delle scelte di coraggio, no? Cioè, spesso c'è un asset di cui si parla poco, che è quello psicologico, no? Molti di noi non vogliono sentirsi da soli, e purtroppo invece ci sentiamo da soli, anche con imprese e con tante persone vicino. Quindi quello che serve spesso, e spero che anche questi appuntamenti siano non solo un modo per parlare delle nostre aziende, ma un modo per confrontarci, un modo anche per darci quel supporto la mattina che ci dà la spinta, no, per poi a nostra volta darla anche ai nostri collaboratori e ai nostri aziende. Noi la prossima settimana avremo, il prossimo giovedì, due ospiti, parleremo di fashion, di moda, lo faremo con Gianluigi Cimino, quindi il CEO del gruppo Pianoforte, e lo faremo con Fabrizio Broggi, quindi CEO del gruppo Now. Ci sarà anche qualche altra sorpresa, ma questo non ve lo diciamo, quindi solito appuntamento dell'Academy alle ore 11 di giovedì, quindi giovedì 21, e poi, come sapete, per chi già vuole prenotarsi,
per giovedì 28 invece ci saranno due nuovi format, uno che sta avendo un successo molto grosso che è Elbitz, quindi Manopattini, tra l'altro in queste ore si parla anche di questi finanziamenti, quindi sicuramente molto interessante, e anche ulteriori novità che vedrete sicuramente sul nostro sito. Grazie a tutti, grazie veramente del vostro tempo, e non ce l'avremo fatta, non ce la faremo, ce l'abbiamo fatta. Quindi direi iniziamo a cambiare la frase. Grazie. Grazie. Grazie, grazie del vostro tempo. Arrivederci.